Bondi, Nuoris Lavinis, Telebelluno, ancora con Mario Ferruccio Belli, un'altra volta a parlare di roba vecchia. L'altro dì ho parlato della chiesa di Valle, che lei ha un dei problemi, insomma, ho un certo argomento da dì. In cui farò un altro passo sulla strada Regia, che è la famosa strada che ho sempre detto tante volte, perché se pensa sola e se la va a Ciatala, sempre più tutto fuori, sorprese, a volte gradevoli, a volte non gradevoli, come sempre. La strada Regia che a valle la si biforcava, no, un ramo il dia via Parpieve, il dia via in Comelego, il dia via sul Passo della Mauri e il dia do a cui lei a Udine. C'è altro ramo che è il più importante, il dia do a Parargò. Da Parargò in su le tutta una rampa, prima una rampa per Ruaval, Ruade Aval, un'altra rampa, l'era allora per Rua su a Venas. Venas, la chiesa di Venas, a Gnocchi Don in cui, la vecchia chiesa di Venas, che è la di quante anni, non si sa, chi va a studiarla gli dice che lei, forse intorno all'anno 1000, 1100, 1200. Perché a Venasse che era un pre, che lei ha la sua chiesa lassù, io che lei adesso è il Portea, e la chiesa è ancora là che si può vedere, perché merita di essere vista. E poi perché ha una storia alle spalle, perché essendo lassù, gli ha ribandonata totalmente che anche ha fatto la strada di Alemagna, che l'ha travolto anche una cappelluta che l'era sulla strada Regia, appena sotto la strada di Alemagna. Adesso la vedo, eccola qua. Cappella dedicata alla Madonna dei Risci, così dice la mappa che vede là, c'è stata da fuori un disegno, vecchio disegno di chissà quante anni, ma proprio sicuramente prima della strada di Alemagna. Canchi ha fatto l'Alemagna, che la passa là di sopra, la vede al muro su in cima sopra l'Alemagna, gli ha rovesciato chissà, o gli ha. Insomma, gli ha lavorato intorno, la chiesa è stata trattata male, pian pianotto è tomata do, allora chi di Valesina, chi di su, ha di sua razione da su, gli ha fatto una nuova chiesa do a Valesina e sta cale è stata distrutta. Ho detto perché è interessante, perché lei a metà della rampa che ruota su, a su piane, a gnocche lei, la vecchia chiesa di Venas, che non l'ho portata perché non ho altro da dire che nella chiesa di Venas l'era un tesoro incalcolabile che da poco vedremo insieme. Allora, tornando a parlare di Venas, come che le metti tu? Venas, lei su una grande costa, la strada Regia, che era una strada per camelieri, per gente che via con le mus, con le ciarette, chi passava dal nord del paese, dell'Europa, Germania, Austria, Innsbruck, c'è che volei, dove passava fuori per la valle fino a Dobbiaco, Dobbiaco in su a Sorabance, si faceva Ampetto, la valle della Goite, in fuori, a Venas, gli era Dobbasso, sotto tutta la Goite, a Gnocchi chiamava la chiusa di Venas, che non è stata ancora, e la chiusa di Venas era un posto solo alla Goite, là gli via in su, c'è una rampa continua fin su in cima, Gnocchi era la chiesa di San Marco de Suppiane. E da poi via do e passava ai Risci. Allora, canchi i via su e do, stipore, diciamo, pellegrini, mercanti, era un continuo su e do, però era sul sicuro, non era problemi di crepe, era ben, cioè segnali, se ha fatto ciò, e non si ha notizie di frane tomate do sulla strada Regia. Ma le notizie invece le sono i tesori che erano nelle chiese fatte sulla strada Regia. Ho detto, i Risci, ai Risci che era Itti tra Iese, li ha tolte fuori chi di Valesina, nel paese di sotto, e li ha messi la sua Iesetta. Su in cima invece era un tesoro che adesso non avete insieme perché vale la pena di farlo sai. Un tesoro che vuol dire un'opera d'arte, una pittura che non davanti ai nostri guai. Sta pittura che così la risulta anche se il libro che vi hai detto che Zanderigo l'ha scritto per
per la vita pastorale di Ermolao Barbaro in Cadore nel 1604. Che, la relazione di tutto che la Iese, che la visita in Chilotta, con le sue opere d'arte che era Iese, se era grai, se le ha fatte bene, se le custodiva. Un libro che Zanderigo la pubblica a Belluno nel 2017, che vi mando a vederlo. Allora, nella chiesa di Venas a Suppiane, che così, su auto ai Nucolei Piane, no, il mio collega in cui la strada d'Alemagna, ma su auto, e nel Portea, lì sta opera d'arte che vedo. Un'opera d'arte che già allora l'autore del libro che vi dicevo, cioè Zanderigo, la trova scritto, e io ve liedo, che Venasium sarebbe il paese. Ed è anche un tempio, che è anche bella lieve, ma io ho soltanto la frase, che la una icona linea depicta a Tiziano, virgola, ut dicunt. Allora io vi chiedo, intanto di vederlo parentiero, la pala, se il nostro tecnico me la far vedere tutta quanta, perché le da vedere tutta quanta, perché è un'opera che merita di essere studiata nella sua interezza, vuol dire, tutto quanto la pala, non il centro, che è la cosa che da poco discutono insieme. Eccola qua, bella, bella. Allora, sta pala qua così, e secondo gli studiosi, e secondo il patriarca che l'era a visitare Venas, la chiesa che l'è su Planis, che vuol dire su Piane, perché è su in cima alla rampa, l'è sta cappella con un'icona. Io vi chiedo proprio la lettera del pre che lui della Cosia vedi. Cum icona aurata linea depicta a Tiziano, virgola, ut dicunt, tradusom. Secondo il pre che lei ha da riferire al patriarca, sta pittura che così, tutta intiera, adesso anche torno a vedere insieme, la rai dipinta a Tiziano Vecellio. Invece, qualche autore, come che è per esempio la due storiche dell'arte che l'ha scritto su Valle, e le Maria Silvia e Antonella Guzzon, le diseles che le attribuita, però non provata a Tiziano, invece le dice che le è fatta dal fratello di Tiziano. Dal fratello Francesco, che era più vecchio di lui. Francesco Vecellio era una sua pieve nel 1475, cioè un anno prima di Tiziano, ed è morto a pieve nel 1560. 1475-1560. Vecellio, è più facile dirlo Vecellio Francesco che Tiziano. C'era presente lo stapala, rappresenta la Madonna con il bambino Gesù sul suo ginocchio, di fianco là un bambino che è un po' un monello, che è un po' che può dire per noi la c'è per conoscere l'autore. Vedete che sto monello è un pupo che ha la man per alta, e intanto che tiene su la man stanca su auto, la spallina della sua maglietta la va e la che ride. Allora, tutti dicono che San Giovanni Battista, e da sai che San Giovanni Battista è nato 6 mesi prima di Gesù, di quelli degli Vangeli, che anche l'angelo le due dalla Madonna gli ha detto, tu avrai un bambino, il bambino si chiamerà Gesù, sarà il re dei giudei, degli ebrei nel mondo, e sarà Gesù che non so. E la Madonna gli ha detto, ma io non sono maritata, non hai... E la risposta non è che il Signore mi ha detto che tu sarai lo Spirito Santo che sarà su di te e sarà un bambino. E tanto perché te sai, anche tua Ameda, Elisabetta, che è stata a Gerusalemme, la Madonna stava a Nazareth, Elisabetta stava a Gerusalemme lontana, e era 2 giorni di camminare, l'ha detto, anche ella aspetta un bambino, e lei era vecchia, tutti dicevano che lei era vecchia, e lei dei 6 mesi. 6 mesi, vuol dire che il pupo che è nato prima 6 mesi, che questo pupo qua così, che sta in pè, che si vede la man bella e una man per aria insieme, lei 6 mesi più vecchio di Gesù.
Allora, se capisci che Auriedo, e tra poi la pittura, il pittore che l'ha fatta, se è Tiziano, se è Cesare, Vecellio, non ha importanza, ma crede che lei è un grande artista, un grande maestro, a me dà un messaggio che vuol dire, cale i due bambini, chi quali tra di loro ha una differenza di 6 mesi, siccome non sono che anche i due insieme l'estate prima che Giuseppe portasse il bambino so do in Egitto, perché lei ha paura che Erode l'occupasse, era già un anno oramai che gli era ruave i re magi, che i ruave via dall'Asia, non si sa da quanto lontano, e da poi tornare via. Perciò è da pensare che così il pittore godì. Caie, il giorno in cui la Madonna col bambino, suo piccio, le due città, sua Ameda, con Giuseppe, e là l'era. E là lei è il proprio piccio che porrei 3-4 mesi al massimo. E vedi San Giovanni grande, che lei è vecchio, 6 mesi più vecchio là. Allora, la palla di nuovo vede, c'è che lei anche da vede là importante. La vediamo insieme. Allora, secondo gli studiosi, cade fianco che ne, come sempre, dei personaggi. Allora, io mi ho che mi diede al libretto che ha fatto le due studiose delle pale, degli altari e delle chiese del Cadore, le sorelle Guzzon, che le disse. Attribuita a Tiziano, ma è sicuramente del fratello. Va bene, sarà motivo di Dio. Io dico che il particolare del bambino là, lei è proprio una furberia e lei è un tocco, anche la Madonna ha il tocco di Tiziano. D'altra parte, torno a Vigliede, che anche i prees della Chiesa nel 1604, e la Chiesa di Venas era lassù, la parrocchia era lassù, lassù faceva le messe, le comunioni, le cresime, tutto quanto lassù, gli scriveva, e poi gli ha scritto al patriarca di Aquileia, gli ha scritto su, cum icona aurata lignea, così che una pittura su un quadro di legno, depicta a Tiziano. È vero che da poi far virgola ut dicunt. Allora, che l'è scritto anche lui, non era sicuro perché lui era il contratto, ma che tutti diceva allora che era di Tiziano. Io ve lascio decidere ciò che vuole. Di sicuro il pittore, che sei Tiziano o suo fratello, due fratelli, di Raffaello, gli ha fatto un'opera d'arte unica, custodita nella chiesa su in cima a Venas, su Piane, e in cui invece si ammira dolce la chiesa parrocchiale che è sulla strada di Alemagna. Ecco, tanto per dire che se è chiaro, uno va alla sua vede, una chiesa molto bella, anche confortante perché le mura solide, là una specie di China, dove va sotto l'abside, che gli dice anche tratta di pitture, che le prima del 1000 scavata profonda lassù, perché Cassù era detto che abitava in tempi remotissimi, non sempre di, ma i romani, eccetera. Può essere anche prima dei romani. Pensava che la strada regia era percorsa anche da gente che portava roba del ferro del miniere del Fursil. E le miniere del Fursil sicuramente antecedenti Gesù Cristo e la religione cristiana di 7-8 secoli al manco. Ecco, ma che là ho un dito noto che c'è con loro insieme parlò del Fursil. Ora parlò di questo tesoro incalcolabile attribuito allora, già allora, a Tiziano Vecellio. I critici dice, ma forse è di suo fratello Francesco, più vecchio di un anno, comunque se con tre sante, due a Manzanca e uno a Mambella. L'opera la si può dire ad ammirarla nella chiesa de Venas, che la din cui, che l'ha fatta da poco il 1850, da pochi ha fatto la strada di Alemagna, di su chi deve andare, si stufava di là su volte, allora che lui ha fatto una nuova chiesa, che non vale che la vecchia, ma lei no, una chiesa bianca, grande, luminosa, e dice, appena dice su sulla parete, lei sta pala, che voi che di là vedela, se magari uno si intende di più, studiala, perché le fate di no, no, lei Francesco Vecellio, non Tiziano, ma se già il libro di allora, e mi riferisco alla relazione fatta a Ermolao Barbaro nel 1604,
Agnò che dice, cum, dunque intanto, c'è muove il posto, satis altum, molto in su, e dove sta chiesa amplum, cioè un tempio ampio, grande, con un'icona, lignea dipinta a Tiziano ut dicunt. Insomma, carche motivo di questa, diciamo, attribuzione del pittore Lela. Parvedela, bieglia di noi la chiesa principale, che anche vuol passare sulla strada principale, la chiesa è sempre aperta, di inizio farei un'orazione anche per noi di Telebelluno, e poi magari se vuoi mandarmi una critica vostra di intenditori, se l'è Tiziano Vecellio duto in parte o se l'è duto in parte del fratello Francesco Vecellio. Ecco, noi in cui on parla anche della chiesa dei Rissi, che non è là, non è pin, proprio nia, perché nel troi che va so, e chi che è sulla strada principale che incrocia quella di Alemagna, poi di do una passeggiata, e va nella Valesina, che è il paese, e vede il buo, e nucleare sta piccola cappella qua, perché è ancora largo del muro, te su. E do basta, invece, nella chiesa di chi di Valesina, e chi ha voluto portare la sua roba, le sue pitture, per salvare la Madonna, che anche là era una Madonna. Ma la sua chiamava dei Rissi, che no, non essendo più il posto, di può più chiamarla così. Allora, quella Madonna dei Rissi che non si vede più, ma quella Madonna attribuita a Tiziano Vecellio, ma al massimo a suo fratello, e con l'angioletto San Giovanni Battista che perde la spallina della sua maglia che tomato e là anche sorridente perché lei già un anno e mezzo, 2 anni che la, e guarda che il pupo suo basca lei suo cugino Gesù bambino. Opera di un pittore meraviglioso, custodito in un luogo prezioso come può essere Venas di Valle di Cadore, in cui è un unico comune. Con questo caso, vi saluto, vi faccio gli auguri di buona continuazione e di buona salute da ci, da Telebelluno, Nuove Ladines, una trasmissione di Don Lorenzo dell'Andrea che saluto. Sani da po', a se ne vede.